Che si poteva mai rispondere a ragionamenti dedotti da una sapienza così antica e sempre nuova? Niente, e così fece il nostro frate. Ma Don Rodrigo, per voler troncare quella questione, ne venne a suscitare un'altra. Ne venne a suscitare un'altra. A proposito disse, ho sentito che a Milano correva voce d'accomodamento. Il lettore sa che in quell'anno si combatteva per la successione al Ducato di Mantova, del quale, alla morte di Vincenzo Gonzaga, che non aveva lasciato parola legittima, era entrato in possesso il Duca di Nevers, suo parente più prossimo, Luigi XIII, ossia il cardinale di Richelieu, sosteneva quel principe, suo benefatto. Naturalizzato francese Filippo IV, ossia il conte d'Olivares, comunemente chiamato conte duca, non lo voleva lì, per la stessa ragione, egli aveva mosso guerra. Siccome poi quel ducato era feudo dell'impero, così le due parti si adoperavano con pratiche, con istanze, con minacce, presso l'imperatore Federico II, Ferdinando, scusate, II. La prima perché accordasse l'investitura al nuovo duca, la seconda perché glielo negasse, anzi aiutasse a cacciarlo da quello stato. Non sono lontano dal credere, disse il contattino, che le cose si possano accomodare o certi indizi. Non crede, signor Conte, non creda. Interruppe il podestà, io in questo cantuccio posso sapere le cose, perché il signor Castellano Spagnolo, che per sua bontà mi vuole un po' di bene, e per essere figliolo d'un creato del conte duca, è informato d'ogni cosa, le dico che a me accade ogni giorno di parlare in Milano, come in altri personaggi, so di buon luogo che il Papa, interessatissimo com'è per la pace, ha fatto proposizione. Così deve essere la cosa in regola, sua santità fa il suo dovere, un papa deve sempre mettere bene tra i principi cristiani. Ma il conte duca ha la sua politica e sa lei, signor mio, come la pensi l'imperatore in questo momento? Ed è lei, che non ci sia altro che Mantova a questo mondo. Le cose a cui si deve pensare sono molte, signor mio. Sa lei, per esempio, fino a che segno l'imperatore possa raffidarsi di quel suo principe di Valdistano, o di Valistaio, o come lo chiamano, se... Il nome legittimo in lingua alemanna, interrompe ancora il podestà Evalienstein, come l'ho sentito proferire più volte dal nostro signor Castellano Spagnolo, ma stia pur di buon animo che mi vuole insegnare, riprendeva il conte. Ma Don Rodrigo gli diede d'occhio, per far intendere che per amor suo cessasse di contraddire. Il conte tacque e il podestà, come un bastimento disimbrogliato da una secca, continuò a vele gonfie il corso della sua eloquenza. Wallenstein mi dà poco fastidio, perché il conte duca ha l'occhio a tutto e per tutto, e se Wallenstein vorrà fare il bell'umore, saprà ben lui farlo rigardirito, con le buone o con le cattive. Ha l'occhio per tutto, dico, e le mani lunghe, e se ha fisso il chiodo come l'ha fisso, e giustamente, da quel gran politico che è, che è il signor Duca di Nevers, non metta le radici in Mantova. Il signor Duca di Nevers non ce le metterà, e il signor Cardinale di Richelieu farà un buco nell'acqua. Mi fa pur ridere. Quel caro signor Cardinale, a volte cozzere con un conte duca, come
non arrivare, dico il vero, che vorrei rinascere di qui a 200 anni per sentire cosa dirono i posteri, dico la bella pretensione. Ci vuole altro che invidia. Testa vuole essere, testa come la testa di un conte duca. Ce n'è una sola al mondo. Il conte duca, signori miei, proseguiva il podestà sempre col vento in poppa, un po' meravigliato anche lui di non incontrare mai uno scoglio. Il conte duca è una volpe vecchia, parlando col dovuto rispetto, mi farebbe perdere la traccia a chi si sia. E quando accenna a destra si può essere sicuri che voterà a sinistra, onde che nessuno può mai vantarsi di conoscere i suoi disegni. O quelli stessi che devono mettere in esecuzione, quelli stessi che scrivono i dispacci, non ne capiscono niente. Io posso parlare con qualche cognizione di causa perché quel brav'uomo del signor Castellano si degna di intrattenersi meco con qualche confidenza. Il conte duca, viceversa, sa appuntino cosa vuole in pentola di tutte le altre corti. E tutti quei politiconi, che ce n'è di diritti assai, non si può negare, hanno appena immaginato un disegno che il conte duca terrà già indovinato con quella sua testa, con quelle sue strade coperte, con quei suoi fili tesi per tutto. Quel pover'uomo del cardinale di Richelieu tenta di qua, fiuta di là, suda, si ingegna e poi, quando le è riuscito di scavare una mina, trova la contramina, già beffata dal conte duca. Sa il cielo quando il podestà avrebbe preso terra, ma Don Rodrigo, stimolato anche dai versacci che faceva il cugino, si voltò all'improvviso come se gli venisse un'ispirazione. Un'ispirazione o un servitore, e gli accennò che portasse un certo fiasco. Signor Podestà e signori miei, disse poi, un brindisi al Conte Duca, e mi sapranno dire se il vino sia degno del personaggio. Il Podestà rispose con un inchino, nel quale traspariva un sentimento di riconoscenza particolare, perché tutto ciò che si faceva o si diceva in onore del Conte Duca lo riteneva in parte come fatto a sé. Viva mill'anni Don Gasparo Guzman, Conte d'Olivares, Duca di San Lucar, gran privato della re Don Filippo, il grande nostro Signore, esclamò alzando il bicchiere. Privato, chi non lo sapesse, era il termine in uso a quei tempi per significare il favorito d'un principe. Viva 1000 anni, risposero tutti. Servito al padre, disse Don Rodrigo. Mi perdoni, rispose il padre, ma ho già fatto un disordine, non potrei. Come, disse Don Rodrigo, si tratta di un brindisi al conte duca. Vuol dunque far credere che la tenga dai Navarini. Così si chiamavano allora per scherno i francesi, dai principi di Navarra, che avevano cominciato con Enrico IV a regnare sopra di loro. A tale scongiuro convenne bere. Tutti i commensali proruppero in esclamazioni nell'agio del vino, fuorché il dottore, il quale, col capo alzato, con gli occhi fissi, con le labbra strette, esprimeva molto più che non avrebbe potuto fare con le parole. Che ne dite, dottore? Domandò Rodrigo. Tirato fuori dal bicchiere un naso più vermiglio e più lucente di quello, il dottore rispose, battendo con enfasi ogni sillaba. Dico, proferisco sentenza, che questo è l'olivares dei vini, censui et ineam, ivi sententiam. Che un liquor simile non si trova in tutti i 22 regni del re nostro Signore, che Dio guardi, dichiaro e definisco. Che i pranzi dell'illustrissimo signor Don Rodrigo vincono le cene degli Ogabalo, e che la carestia è bandita e confinata in perpetuo da questo palazzo dove siede e regna la splendidezza. Ben detto, ben definito, gridarono a una voce i commensali.
ma quella parola carestia che il dottore aveva buttata fuori a caso la rivolse in un punto totalmente a quel triste soggetto e tutti parlarono della carestia. Qui andavano tutti d'accordo, almeno nel principale, ma il fracasso era forse più grande che se ci fosse stato disparere. Parlavano tutti insieme, non c'è carestia, diceva uno, sono gli incettatori, e i fornai, diceva un altro, che nascondono il grano, impiccarli. Appunto, impiccarli senza misericordia. Dei buoni processi, gridava il podestà, che processi, gridava più forte il contattino. Giustizia sommaria, pigliarne 3 o 4, 5 o 6 di quelli che per voce pubblica sono conosciuti come i più ricchi e più cari, e impiccarli. Esempi, esempi, senza esempi non si fa nulla. Impiccarli, impiccarli, e saltare fuori il grano da tutte le parti. Chi passando per una fiera si è trovato a godere l'armonia, che fa una compagnia di cantabanchi. Di salti in banchi. Quando tra una sonata e l'altra, ognuno accorda il suo strumento, facendolo stridere quanto più può, a fine di sentirlo distintamente in mezzo al rumore degli altri. Si immagini che tale fosse la consonanza di quei, se si può dire, discorsi. S'andava intanto mescendo e rimescendo di quel tal vino. E le lodi di esso venivano come era giusto, frammischiate alle sentenze di giurisprudenza economica. Sicché le parole che s'udivano, più sonore e più frequenti, erano ambrosie e impiccarli. Don Rodrigo, intanto, dava delle occhiate al sole che stava zitto. E lo vedeva sempre lì, fermo, senza dar segno di impazienza né di fretta. Senza far altro che tendesse a ricordare che stava aspettando, ma in aria di non voler andarsene, prima di essere stato ascoltato. L'avrebbe mandato a spasso volentieri e fatto di meno di quel colloquio. Ma congedare un cappuccino senza avergli dato udienza non era secondo le regole della sua politica. Poiché la seccatura non si poteva scansare, si risolvette ad affrontarla subito e di liberarsene. S'alzò da tavola e seguì tutta la rubiconda brigata senza interrompere il chiasso. Chiesta poi licenza agli ospiti, s'avvicinò in atto contegnoso al frate che si era subito alzato con gli altri, gli disse: eccomi ai suoi comandi, e lo condusse in un'altra sala. Capitolo sesto. In che posso obbedirla? Disse Don Rodrigo, piantandosi in piedi nel mezzo della sala. Il suono delle parole era tale, ma il modo con cui erano proferite voleva dire chiaramente: bada chi sei davanti, pesa le parole e sbrigati. Per dar coraggio al nostro fra Cristoforo non c'era mezzo più sicuro e più spedito che prenderlo con maniera arrogante. Egli, che stava sospeso cercando le parole e facendo scorrere tra le dita le Ave Maria della corona che teneva a cintola, come se in qualcheduno di quelle sperasse di trovare il suo esordio. A quel fare di Don Rodrigo si sentì subito venire sulle labbra più parole del bisogno. Ma pensando quanto importasse di non guastare i fatti suoi, o ciò che era assai di più, i fatti altrui, corresse temperò le frasi che gli si erano presentate alla mente e disse con guardinga umiltà: vengo a proporre un atto di giustizia, a pregare ad una carità. Certi uomini di malaffare hanno messo innanzi il nome di Vossignoria Illustrissima, per far paura a un povero curato e impedirgli di compiere il suo dovere. E per soverchiare due innocenti, lei può, con una parola, confondere coloro, restituire il diritto alla sua forza, e sollevar quelli a cui ha fatto una così crudele violenza, lo può e potendolo, la coscienza, l'onore.
Lei mi parlerà della mia coscienza quando verrà a confessarmi da lei. In quanto al mio onore, ha da sapere che il custode ne sono io e io solo, e chiunque ardisca a entrare a parte con me di questa cura. Lo riguardo come il temerario che lo offende. Fra Cristoforo, avvertito da queste parole, che quel signore cercava di tirare al peggio le sue, per volgere il discorso in contesa e non dare luogo di venire alle strette, si impegnò tanto più alla sofferenza, risolvette di mandar giù qualunque cosa piacesse all'altro di dire.